Buongiorno amici di Il Caimano e Piccinini. Oggi non sono in veste di Piccinini perché voglio fare un po' il punto della situazione Higuain-Juve, Higuain-Napoli. Domenico, guardate un attimo il Caimano che ultimamente ha Buongiorno, fatto buongiorno, questo video buongiorno, dicendo Higuain è un infame. Per amor del cielo, domenica c'è l'istinto, che detto, io sono una persona abbastanza istintiva, quindi mi porta un po' come tutti noi, buongiorno. Impulsiva, un po' istintiva istintiva che e... subito se legge il giornale vede che Higuain va alla Juve, oppure vede l'avvicinamento di Higuain alla Juve, subito Higuain infame, Higuain infame. Signori, ma io voglio fare una domanda, ma ci stanno i soldi? No, nel senso sono arrivati i soldi alla No, ad società? oggi credo Ad no. oggi no. Il signor Marotta sa, oppure i tifosi della Juve sanno che il 31 luglio, anzi il 31 è domenica, quindi il 29, perché le banche non lavorano, scade Credo la clausola e non si online, possono. diciamo il 31 perché oggi online si può fare tutto, Vabbè, quindi siamo però per il 34, vabbè, lasciamo stare queste lasciamo questo piccole, diciamo il dettaglio. 31. Diciamo il 31, scade la clausola. Quindi il presidente può dire: guarda, Marò, cioè, Non è più non è più 95, oggi 120, 94, ma 150. voglio 150 milioni di euro. Ma tu mi devi spiegare Ok? una cosa, cioè... Aspetta, no, il punto dove voglio arrivare qual è? Guardate come ha lavorato bene la Juve. Non so se voi ricordate il caso Vucinic della Roma, che la Juve lo voleva insistentemente, però Soldo in genere sì. soldo non c'era. Steven, allora cosa fece? Destabilizzò, giustamente mi piace questo, l'ambiente della Roma, facendo cadere le colpe su Vucinic, che voleva andare via. Ma Certo. siccome io, dichiarazione di Guai, dichiarazione del presidente, dichiarazione di Sarri, dichiarazione della stessa Juve, di Marotta, non vedo ufficialità e, come si può dire, Concretezza, diciamo, della loro. concretezza, bravo, sull'acquisto. Io voglio dire ai tifosi napoletani: non vi fate prendere in giro dai giornali, non vi fate prendere in giro dalla Juve, perché Higuain per adesso è ancora un giocatore del Ho Napoli. capito, però adesso è un giocatore del Cioè, Napoli, ok, ormai l'ambiente è stato ecco qua, la destabilizzato. Juve ci è riuscita. Vai, Vabbè, Juve, ma aspettiamo il 31, Higuain, le visite mediche le ha effettuate o no? Io ma questo voglio qualsiasi sapere. giocatore come può fare le visite mediche e portarle a qualcun altro? Vabbè, Perché ma che visite interessi hai a mediche, fare le visite mediche se tu non non vuoi so, andare in un'altra ma non società? sono. Io posso fare una fotografia delle visite mediche e mica ci sta scritto FC Hai Juventus. già capito, Cioè, però... sono visite mediche fatte per garantire Vabbè, ai tifosi che io sto comunque bene. tu sei concorde con me nel dire che Higuain vuole andare via, ok? Higuain vuole andare Ora la via, Juve lo vuole, però però non non è da Nani, il trucco della cioè non Juve, ha quale cacciato sta? fuori. No, secondo me il gioco è questo. La Juve se non vende Pogba, i soldi non li Non tiene, li quindi sta tiene. tirando fino a quando non No, prende i soldi di Domenico non Pogba. vuole pagare 94 milioni. Vabbè, Tant'è questi, vero che se hanno non vuole fatto. pagare 94 milioni viene a fo' spazzine per Perché Natale a Domenico, Napoli guarda sicuramente. com'è. Cioè, io mi gioco. Posso usare i testicoli. Che la Juve vuole dare al Napoli 50 milioni più Pereira, Vabbè, quello che sta... Sturaro e Zaza. Perché 94 milioni e 7 la Juve non li ha. Io credo che il Quindi ha presidente voluto questa cosa non destabilizzare l'accetti. l'ambiente per dire: ok, Higuain è un traditore, Higuain è una lode, come si usa adesso Ma dire. io comunque Se ne vuoi. purtroppo resto scottato, resto... No, però noi Cioè, svegliamoci. ho visto la mia donna che comunque accarezzava un altro uomo. Ora lasciamo stare Ma tu che non non hai ci sia stato ufficialità, perché ancora fin nulla, quando io non però vedo a me Higuain sta con la maglia carezza mi ha della preso Juve. nel cuore, cioè a me... Io c'ho una cosa proprio, mi sento proprio male, Piccini, cioè, tu puoi Per dirmi davvero del tutto, cielo, per me a Domenico! questo punto, cioè, io ti giuro, io una donna così non la voglio Vabbè, più. dove comunque al di là di questo, sempre Mi Forza dispiace, Napoli, Domenico, sempre e solo sempre Forza Forza. Napoli, Cioè, noi tifiamo la maglia, ragazzi, noi bravo. tifiamo la maglia, i colori. Mo' mi raccomando, se un domani dovesse arrivare Riccardi, ed è tutto vero, perché può darsi pure che io mi sto sbagliando, Domenico, non del cielo, che poi in tutta questa baraonda i pensamenti, cioè, dobbiamo un po' ponderare i pensieri, no? Certo. Cioè, se arriva Icardi e viene a cantare sotto la curva, mi raccomando, tifosi, No, ma noi prendete comunque... bagatte e bagatelle, No, andatevi. ma noi comunque ci Cioè, sta bene quel gioco lì, perché mi sta bene a me però non vi affezionate, giocatore, esprimere le mie affezionatevi ai emozioni. giochi. Cioè, affezionatevi al gioco del Napoli, affezionatevi alla maglia, signori. Sempre, questo Cioè, vedo sempre. persone con tatuaggi di Higuain che hanno rovesciato. Ma che hanno fatto? Sono andati a Juraci. Che sì, che sì. Vabbè, Signori, uno comunque... solo è per sempre, di E Armando basta, Maradona, e punto e basta. Non ce basta. ne sono, non ce ne saranno, di sicuro, eh. Il Dio è uno solo. Comunque, Sì, domani, forza Napoli, vai. voglio comunque far capire alla gente di ragionare così, nel senso comunque Ma non è se il facile, mio ragionamento sia siamo un sbagliato, popolo caliente, siamo... però pensiamo prima a queste cose, capito? Perché molti giornali non ne parlano, a me sta cosa mi puzza, parlano
Ma già dell'acquisto della Juve. Comunque, pensiamoci bene. Fate sapere se ho detto qualche cavolata, se per voi non è vero niente. Mi raccomando, fatemi vabbè, sapere. salutiamo e poi Salutiamo tutti gli aspettiamo un amici. commento dall'amico Michele Enal, che è sempre molto critico anche Sempre lui. molto critico, sembra un po' Bughini, Non sappiamo, attenzione. non lo sappiamo se lui realmente è, non si Duberico, sa, non si sa. diciamo che è cotetto, che Guaidó. No, dove Vabbè, no, scherziamo? è un No. carissimo amico, Michele. Sei nel mio cuore, Mike. Comunque, Forza saluto, Napoli sempre dal Forza Caimano Napoli, e Piccini. numero 1.